Mi rispondi, passo. Ricevuto, passo. Temevo di avervi persi prima. Siamo ridotti un po' male, ma sopravvivremo. Bene, perché ci serve tutto l'aiuto possibile. Che succede, agente? Follia, capitano. Cercavamo sopravvissuti per la CIA. Invece abbiamo trovato Dubai devastata. Segni di Conrad in tutto ciò? No, nessuno che io sappia. C'erano voci che sia ancora vivo, ma se è vero, si nasconde da qualche parte. Merda! Elicottero in arrivo! Occhio! Lugo, richiamalo alla radio. Non posso, niente segnale. Occhio! Oh cacchio. Ma dove arriva po'? Non sembra andare bene, Gould. Che problema hai con lui, Adams? Senti, il 33esimo va fermato, ma la rivoluzione di Gould non sta peggiorando le cose. Ehi, ci ha salvato il culo prima, ed è tutto quello che abbiamo ora. Quello è vero, quello è vero. Uffa, dammi quest'arma qua che mi interessa. Give me that. Ehi, con me, credo di aver trovato un'uscita. Ok. Voi due, indietro. Gli spacchi sì o no? Ok. Dietro di me, muoviamoci. Guarda quanta bella sabbia. Così si fa, tanta bella sabbia. Allora, adesso abbiamo anche questo cecchino o semicecchino che è molto buono, mi sembra. Qualche segno di culo? Sì. 33esimo l'ha circondato. Ulala! Minchia che distruzione di massa! Non vedo niente con questo fumo! Andiamo, potrebbe essere ferito! Andiamo da questa! Let's go! Notizia fresca! Il turismo è salito del 3000% grazie a una nuova ondata di americani che hanno scelto Dubai per le vacanze! Quando gli hanno chiesto cosa pensasse di queste nuove facce, un uomo di Dubai ha risposto: guardate un po', segni della rivoluzione. Stronzate, ecco cosa. Dubai sta morendo e tutti cercano di darle una mano. Almeno i corvi non rimarranno a digiuno. Ma ecco, è vero. Mio Dio. Chi farebbe una cosa simile? Non è una cosa a cui voglio pensare al momento. Attenzione. Fuoco! Nemico a terra! In arrivo nessun altro ad attaccare! Copritemi, ricarico! Dobbiamo metterci al ricarico, copritemi! Ah! Che muoio adesso, muoio. Granata! Ah. A terra! Esco! Rimettilo in sesto! Au. Guarda, amico, siamo sotto fuoco pesante. Eravamo sotto fuoco pesante. Eravamo. Non temere, torneranno. Ehi, stronzo, di al 33esimo di smobilitare. Questo non fa bene a nessuno. Mi dispiace, ma rispondo a qualcuno più in alto di te, Walker. Ti ricordi di me ora? Ma certo che sì. E non sono l'unico. Ma che casino. Guarda che casino. Fermo. Sentitelo tu. Stai scherzando, vero? Siamo in mezzo ai cadaveri, per forza lo sento. No, non quello. Minchia. Questa gente era KO, lo scontro era finito. È un messaggio per i sopravvissuti. Con noi non si scherza. Minchia. Trovami un sopravvissuto, dai, trovamelo. Dov'è un sopravvissuto? Un cecchino. Olè. Abbiamo un bel M249. Non parlare per questa gente, agente Gould. Ora sarebbe il momento di provarlo. No! Non ho fatto niente! Oh cazzo.
conoscessi, direi che è uno stupido o un suicida. Bisogna esserlo per attaccare il cancello frontalmente. Vede, credo che il suo piccolo assalto fosse un diversivo. Una copertura per il suo socio, l'agente Riggs. Mi dica dov'è. Come preferisci? Il prossimo. Rallenta. Dobbiamo giocarcela bene. Ok. Gould è proprio là, una visuale perfetta. Se apriamo il fuoco ora, quei civili sono morti. Non ti importa nulla. Iniziate. Io stavolta sparo. Aspetta l'ordine, sergente. Tu, occupati di tutti gli altri. Sì, signore. Ancora niente da dire, agente? Forse se capissi l'inferno che fai passare a questa gente. Preparatelo. Walker, di qua. Dobbiamo salvare questi civili. Ora tocca a noi, Walker. Abbiamo un percorso libero fino a Gould. Che mi dici dei civili? Dobbiamo salvarli. Senti, so che fa schifo, ma Gould è vitale per la missione. I civili no. La nostra missione è salvare gente. Per favore, capitano. Gould ci serve. Lasciami sparare. Non possiamo far morire quella gente, Walker. È la scelta giusta. Cazzo. Nemico a terra! Dobbiamo salvare Gould. Marta, abbiamo compagnia! Adam, vieni con me. Lungo, proteggimi. Lasciatemi! Andate al cancello! Siamo sotto fuoco pesante qui! Andate al fottuto cancello! Cazzo! Gould, stai giù! Ricarico! Quanto è pesante! Eliminatelo! Capito! Incaccio il bersaglio! Nemico in movimento! Attenzione! Bersaglio a terra! Uno a terra! Che è successo? Ha smesso di respirare! La sabbia! Non puoi morire, cazzo! Hai troppe stronzate di cui rispondere. Dove? Piantala, amico. È andato. Cazzo! Che diavolo è quella? Una mappa. Credo sia il piano di Gould. È il cancello di cui parlavano. E allora? Gould pensava valesse la pena morirci. Direi che è un "e allora" importante. È tutto a puttane. Di cosa parli? Della gente è morta prima. Non solo soldati e civili, ma Gould. La nostra migliore occasione è di andarcene da qui. Calmati, Lugo. Non avremmo potuto fare niente. Non dirmi di calmarmi. Non abbiamo idea di cosa cazzo stiamo facendo. Sì, hai ragione. Fidarsi di Gould. Non capisci un cazzo. Amico, per me basta stronzate. Vaffanculo! Almeno io faccio il mio lavoro. A te sta bene rilassarti aspettando che le cose si risolvano da sole, vero? Credi che mi piaccia veder morire questa gente, eh? Credi che non mi porterò questa merda nella tomba? Calmatevi, eh? Tutti e due, calmatevi, cazzo! Cosa cazzo avete che non va? Siamo in mezzo a una fottuta zona di guerra e vi azzuffate nella polvere come due fottuti mocciosi. Siete operatori Delta, comportatevi come tali. Va bene, allora. A posto? Sì. Lugo? Signor sì. Bene.
Ora proseguiamo. Allora dove siamo? Secondo la mappa di Gould, il cancello è qui davanti. Uomini del 33esimo, sono triste nell'annunciarvi che questa guerra senza senso è costata la vita ad altri fratelli. Ma rincuoratevi, perché col loro sacrificio hanno rispedito quel criminale dell'agente Gould all'inferno. Quindi non disperiamo, l'agente Rix, gli uomini della Delta Force, saranno i prossimi. E ok, siamo al cancello. Adams, la vedetta. Perfetto. Sogni d'oro, stronzo. Va bene, Luca. Qualche minuto prima. No, qualche ora prima. Ma sono soldati nostri qualche ora dopo. Questo aiuterà. Bene, preparalo. Cazzo, stai scherzando, vero? Quello è fosforo bianco. Lo so cos'è. Hai visto cosa fa questa merda? Non possiamo potremmo usarlo. Non avere scelta. C'è sempre una scelta. No. Questa volta no. Ma soprattutto guarda quanti sono. Tu miri, Walker. Noi spariamo. Ok. Ok, puntamento attivo. Pronto? Quando sei pronto. Ok. Allora, uno e fosforo bianco qua. Due e fosforo bianco qua. E tre. Minchia, sto ammazzando. Guarda quanti soldati. Yo, gli... Aspetta, ma quelli... Hammer neutralizzato. Ma... Aspetta, ma c'erano... Scendiamo. Voglio raggiungere. Sì, erano tutti soldati quelli. Arrivino i rinforzi. Oh, no. Adesso mi ricordo la scena. No, no. Sono anni che non lo gioco, ma questa scena è famosissima. No. No, che cazzo ho fatto? Ok. Questa scena è bella che famosa, sì, del gioco. Minchia. Che casino abbiamo fatto. Siete cercata. Volevamo aiutare. Cosa? Oh no. Oh cazzo. Oh Dio. Guarda che strage. Quelli sono civili. Da dove arrivano? Non ci sono campi qui. Li hanno presi dal nido. Quell'hotel in mezzo alla tempesta? No, no, no. No, non possono essere quelli che hanno rapito. Non è possibile. Sai che non è per questo Gould attaccava questo posto. Non voleva il cancello. Cercava di salvare la sua gente.
Questo è colpa tua, dannazione. Non continuare, Lugo. Ma è vero, non avevamo scelta. Ci ha trasformati in assassini, cara. Basta così, sergente. No, controllati. Subito. Minchia. Dobbiamo proseguire. Cosa? I rinforzi arriveranno a momenti, dobbiamo continuare a muoverci. Ma Walker, non sai nemmeno... Questi bastardi la pagheranno per quello che hanno fatto. Allora, siete con me o no? Cazzo. Ecco che arrivano. Arrivano! Rispondete al fuoco e avanzate! Sono in alto! Non mi interessa! Conquistiamo il cancello! Fucilieri in vista! Lancio una granata! Pronto, vengo attaccato! Mi riparo! Andiamo! Occhio, nemico in movimento! Vai, 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 vai! A terra! Non di quell'arma... Devo ricaricare, guardatemi le spalle. Ah ok, va bene, allora facciamo così. È esposto, eliminatelo. Peccato. Abbiamo un fucile sul campo. Flash andata. Vieni qua. Dannazione. C'è una allo scoperto. Devo ricaricare. Ok. Morto. Andiamo a vedere. Controllo caricatori. Non sappiamo cosa troveremo su. Non può essere peggio di quello che c'è fuori. Ehi, attento, Lugo. No, no, ha ragione. Non c'è nulla di buono in quello che è successo fuori, Lugo. Ma siamo stati costretti. E io so da chi. Preparatevi ora. Un bel calcio. Oh yeah. Ma cosa diavolo? Minchia, ancora il fosforo. Fosforo, non dovessi più vedere sta merda, sarà troppo presto. Guardate, piastrine. Di chi? Del comando di Conrad. Li conoscevo. Sentite. Non meglio di me, glielo assicuro. Sa che siamo qui. Uff. Non li biasimo. Hanno fatto ciò che credevano necessario. Ma se volevo mantenere l'ordine, dovevo farne un esempio. Colonnello, sono il capitano Walker. Capitano Walker? Sì, mi ricordo di lei. Kabul, credo che fosse. Si è comportato bene, considerate le circostanze. Colonnello, la prego. Che sta succedendo? Sopravvivenza, capitano. Pura e semplice. Sta per accadere di tutto. Ma questo lei lo sa già. Il resto dovrete vederlo per conto vostro. Benvenuti a Dubai, signori. Ora venga fuori, capitano. Capitolo 9. Ci sbagliavamo. Il radiofonista non comanda a Dubai. È un galoppino. Cosa vuoi dire? È Conrad. È stato lui a fare tutto. Ok, allora cosa facciamo? Lo assecondiamo, per ora. Avevi detto di conoscerlo? Credevo di sì. È un po' audace sostenere di conoscermi. Quando ero sotto il suo comando a Kabul, era un uomo d'onore. Perché le ho salvato la vita? Ne ho salvate molte. E ne ho tolte ancora di più. Uff.
capisco niente di tutto ciò. Non si preoccupi, capirà. Ehi, cecchini. Dica ai suoi uomini di non preoccuparsi, capitano. Non sono per voi. Cosa diavolo è questo? Questa è Dubai, capitano. È ciò che affronto ogni giorno. Il mio compito è mantenere l'ordine. Senza, saremmo morti molto tempo fa. Questo è un test. Sì, proprio così. Il civile sulla destra ha rubato dell'acqua. Un delitto capitale. Il soldato a sinistra è stato mandato ad arrestarlo. E l'ha fatto. Nello stesso tempo ha ucciso tutta la sua famiglia. 5 innocenti sono morti perché questi due animali non hanno saputo controllarsi. Capisco. Dobbiamo scegliere. Scegliere cosa? Andiamocene da qui. Lugo ha ragione. Dobbiamo andarcene il più lontano possibile. Basta così. Ovviamente no, perché siamo ancora qui. Sono colpevoli. Ma cos'è la giustizia? E come la vorrebbe amministrare? Questo è un ordine, capitano. Chi muore? Giudichi questi uomini o paghi per l'insubordinazione. Non possiamo, Walker. Sì, andiamocene da qui. Per andare dove? Ci hanno circondato. Vabbè, scegliamo. Dove? Ci hanno circondato. Scelta davvero, comandante. Attenzione, Tango! Saggio. Spero che oggi gli abbia insegnato qualcosa su come eseguire gli ordini. Dubai apprezza il suo servizio, capitano. È congedato. Leviamoci dalle palle. Dannazione, Walker. Qualcosa non va, tenente. Già, cosa cazzo stai facendo? Ehi, nemmeno a me è piaciuto, ma ci avevano circondato. Non facciamo questa merda. Senti, ho fatto ciò che serviva. Siamo ancora vivi. E ora non voglio più sentire niente, capito? L'imboscata! Non si sta ascoltando, richiami i suoi! La nemico Zarra! Ricarico! Tenetemeli lontani! È stata autodifesa. Nient'altro. Oh, merda! Andiamo a posizione e combattiamo. RPG! Davanti! 60 metri! Au, 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 au. RPG sul treno! Linea 12! Au, 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 scusami. Tempesta di sabbia d'arrivo. Oh, finalmente una tempesta. Stronzo beccato. Tango a terra. Trovate un riparo. Minchia. So che sta ascoltando, colonnello. Senta qui. Questa guerra è finita. Dubai verrà evacuata. E a lei verrà tolto il comando.